scena di un capolavoro. È la mostra aperta al pubblico fino al prossimo 17 febbraio a Palazzo Corsini di Roma. Donatella Anzolini. Il barocco tonante di Bernini e Pietro da Cortona aveva appena fatto il suo ingresso, ma Guido Reni continuava impassibile per la sua strada, realizzando la visione di Sant'Andrea Corsini, vero e proprio capolavoro della devozione seicentesca, guardando a Raffaello e all'antico. Proprio attorno a questa tela ruota la mostra allestita alla Galleria Corsini. L'opera, in un raffinato intreccio di rimandi e suggestioni, fu donata dai Corsini ai Barberini per la canonizzazione del santo di famiglia, poi ceduta ai Corsini di Firenze e infine approdata agli Uffizi. La mostra nasce proprio dall'idea di confrontare questo capolavoro con la replica di Agostino Masucci che i Corsini stessi nel Settecento, quindi un secolo dopo, commissionano affinché ne fosse tratta una replica in mosaico per la loro nuova cappella di famiglia in San Giovanni in Laterano. Una fortuna straordinaria quella di Guido Reni. Le sue opere, come si vede nella piccola Camera delle Meraviglie, inaugurata come spazio espositivo in occasione della mostra, dettero il via a una vera e propria venerazione collezionistica. Tra i più ammirati, lo straordinario punto dormiente del maestro bolognese, affresco staccato dal muro e ancora provvisto della sua cornice originale, fatta eseguire appositamente dal cardinale Francesco Barberini nel 1629. Ma Guido Reni fu fonte inesauribile di ispirazione per le generazioni successive, non solo di pittori, come dimostra il mirabile ovale in mosaico della Sibilla, tratto da un dipinto che allora si credeva opera del grande maestro.